Fisi News. L'appuntamento con la Federazione Italiana degli Sport Invernali. Ogni sabato ci dedichiamo a conoscere le varie discipline che compongono questo mondo straordinario e oggi parliamo di slittino con un campione, Dominik Fischnaller, che è collegato con noi. Buongiorno, ciao, benvenuto. Ciao, buongiorno, ciao a tutti. Eccoci qui. Allora, raccontaci un po', Dominik, quando hai iniziato con lo slittino? Io ho praticato già da quando sono 9 anni, perché io sono da Maranza in Trentino Alto Adige e noi abbiamo la pista, una piccola pista lì per la partenza, sì. E così tutti i bambini provano a fare lo slittino. Senti un po', Dominik, allora tu sei impegnato con la Coppa del Mondo, come sta andando? Dici un po'. Sì, abbiamo adesso fatto 2 gare o 3 gare, nella prima ho fatto un 3° posto. E poi così è andato, ho iniziato bene, poi un 4° e adesso l'ultima ho fatto il 9° posto. Lì ho fatto un po' dei errori, ma e domani abbiamo la prossima gara qua a Oberhof e sì, poi vediamo come va. Dominik Fischnaller, straordinario campione di slittino. Poi avete sentito parlare di errori, lì si calcolano in millesimi di secondo. Se guardate una gara di slittino, le distanze sono in millesimi. Oggi, anzi domani, la gara che ti vedrà impegnato 2 volte in pista, nel singolo e poi nella staffetta, che non potendo essere ovviamente come nel caso dell'atletica con il cambio di testimone, come funziona? Nel singolo sì, ma poi sono anche gli altri ragazzi del singolo, nei compagni di squadra, e poi è il maschio che ha il tempo più veloce nelle 2 discese, quello fa poi la staffetta, e la staffetta è composta da un doppio, una donna e un maschio ovviamente, e poi alla partenza c'è un gate che si apre e poi si parte, e poi nell'arrivo devi schiacciare il touch pad. E poi quando l'ultimo, allora il doppio schiaccia questo touchpad, poi è finita la gara. Mi sembra complicativo, vado sullo slittino e al baby park e faccio prima. Dominik. Ma non ti sdrai però come fanno. No, infatti è pericoloso, mi fa impressione solo a vederli. Solo lo skeleton. No, quello skeleton che vai, testa, esatto, che vai con la testa in avanti, che è impressionante. Senti Dominik, prima di salutarti, a gennaio, fine gennaio, sarai impegnato in Germania con i mondiali. Come ti stai preparando? Eh sì, è vero, normalmente quest'anno i mondiali sono a Vancouver in Whistler, ma perché abbiamo questa pandemia adesso c'è tutto in Germania, sì. E adesso ovviamente mi preparo da gara a gara, guardo da gara a gara e poi spero che sono al top lì in gennaio, fine gennaio. Mm-hmm. Lo speriamo tutti. Allora un grande grande in bocca al lupo a Dominik Fischnaller, campione di slittino, ospite oggi di Nonstop News nello spazio in collaborazione con la Federazione Italiana Sport Invernali. Dominik, grazie e buona giornata. Grazie, ciao, grazie.